Signor Ministro, oggi una domandina semplice, ma che è una cortina di tornasole per sapere se questo governo rispetta la legge o fa come il precedente. Predica bene e razzola male. Dal 17 maggio scorso una sentenza del TAR ha sentenziato che sono nulle le elezioni in Molise. Questa sentenza è esecutiva. Per legge le sentenze esecutive si rispettano, si applicano e si eseguono. Dal 17 maggio ad oggi sono passati 2 mesi e voi non ancora avete fissato le elezioni. La domanda quindi è molto semplice. Avete intenzione di rispettare la legge e dare esecuzione alla sentenza fissando il giorno delle elezioni o ancora una volta tirate a campare giocando sull'equivoco e lasciando al governo una persona che illegittimamente in quella regione sta al governo, oltre che non ha neanche i meriti etici? Grazie onorevole Di Pietro. La parola al ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Signor ministro, prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Di Pietro chiede al governo se si intendono avviare le procedure necessarie all'indizione delle elezioni regionali del Molise in seguito alla sentenza del TAR che ha annullato le precedenti consultazioni elettorali del 2011. Al riguardo voglio innanzitutto precisare che il procedimento per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni regionali del Molise, allo stato della normativa vigente, non avendo la Regione stessa esercitato la potestà legislativa come attribuita dall'articolo 122 primo comma della Costituzione, resta ancora disciplinato dalle norme statali. In particolare l'articolo 1, sesto comma della legge 17 febbraio 1968 numero 108, norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, richiama l'applicabilità delle disposizioni del testo unico per l'elezione degli organi comunali, DPR 16 maggio 1960 numero 570. Il predetto testo unico stabilisce che nel caso di pronuncia di decisioni di annullamento delle elezioni, le stesse possono essere rinnovate solo nel momento in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva, articolo 85. Il principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato. L'alto consesso ha precisato infatti che ai fini della rinnovata convocazione dei comizi elettorali all'esito di una pronuncia di annullamento deve farsi riferimento alla data in cui l'accertamento giudiziario è divenuto incontrovertibile. In altri termini, solo se la sentenza passata in giudicato determina un accertamento irretrattabile della illegittimità, mentre tale non è la sentenza, ancorché esecutiva, soggetta a ricorso di un'istanza superiore. Nel caso segnalato dall'onorevole Di Pietro, la sentenza del TAR per il Molise è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, il cui giudizio risulta tuttora pendente. Qualora l'esito della decisione definitiva confermi la sentenza del TAR, il rappresentante dello Stato per il rapporto con il sistema dell'autonomia della Regione Molise potrà adottare i conseguenti provvedimenti di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e di determinazione dei seggi spettanti al Consiglio regionale. Attendiamo quindi il giudizio del Consiglio di Stato. Grazie, signor Ministro. A lei la replica, onorevole Di Pietro. Prendo atto, signor Ministro, della sua risposta e la ringrazio della chiarezza della risposta che contesto in radice. Se una sentenza è esecutiva, che senso ha dire che è esecutiva se non può essere applicata? È un controsenso dire che è esecutiva se non può essere applicata. Per definizione tutto ciò che è esecutivo deve essere applicato, altrimenti è contra legem tutto questo. Io prendo atto che voi fate una scelta pilatesca, rifugiandovi dietro ciò che non è previsto e non è detto dalla legge, perché la legge dice che se c'è un provvedimento esecutivo questo va eseguito e in questo momento voi state facendo un'omissione di atti d'ufficio perché non date esecuzione a una sentenza esecutiva. La ringrazio che lei ha chiarito il suo pensiero, che è un pensiero di complicità rispetto a ciò che sta facendo il Presidente della Regione Molise, perché forse lei non sa, ma in questo momento, proprio sapendo ciò che gli sta accadendo, questo signore sta emanando una serie infinita di provvedimenti e delibere
all'interno della Giunta e i suoi personali che nulla hanno a che fare con gli interessi della Regione. Forse lei non sa, ma le vorrei ricordare che ci sono ragioni di legittimità e di merito che impongono un intervento. Noi siamo già intervenuti con quattro question time qui dentro. Finalmente siamo riusciti a ottenere la nomina di un commissario ad acta per venire incontro alle gravi omissioni e abusi che questo signore ha commesso. Le ricordo che è stato già condannato una volta con sentenza passata in giudicato, le ricordo che ci sono 8 procedimenti penali in corso, le ricordo che in questo momento il nostro Molise è in stato fallimentare. Quindi c'è una violazione della legge elettorale. Questo signore è abusivo nelle sue funzioni perché egli è stato eletto presidente della regione violando le regole elettorali. Una ragione per cui un TAR ha già stabilito in via esecutiva che bisogna rifare le elezioni, che voi non volete fare. Ne prendiamo atto, la ringraziamo perché sappiamo che il Molise per altri 3 mesi dovrà subire un'onta di questo genere e vi riteniamo colpevoli anche voi di questa commistione di affari che il Molise sta portando avanti il Presidente della Regione. Grazie onorevole Di Pietro.